Il nostro sovrano unto dal Signore, Re Davide e la sua regina. In piedi, alzatevi, per favore. Jedutun, Asaf, state per completare il brano? Credo che manchi poco, Vostra Maestà. Lo ascolterei anche da incompiuto. Una bozza incompleta è pur sempre meglio di niente o di un lavoro stagnante. Anche io sono impaziente di ascoltarlo. Ma se posso chiedere, dove sono le arpe, le lire, i flauti? Ebbene, stiamo sperimentando qualcosa di nuovo. Continua. Questo è un salmo di Asaf. Lui ha scritto le parole e io ho composto la musica. E invece di cantare e di suonare gli strumenti, il testo verrà recitato, accompagnato da un sommesso mormorio del coro. La voce umana. Strumento meraviglioso, il migliore. Splendida idea. Grazie, Maestà. La mia speranza per questo salmo è che, come i vostri stessi canti, sia di conforto al popolo di Dio per le generazioni a venire. Questa è la mia medesima speranza. Che possa allietare il re. E Dio. Oh, prima di tutti lui. Mia voce sale a Dio e grido. Grido a Dio. E Lui mi presterà ascolto. Quando sono in grande angoscia, io cerco il Signore. Tutta la notte tendo le mani verso di Lui, senza stancarmi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Io penso di nuovo a Dio, ma piango. E quando medito, mi perdo di coraggio. Tu non mi fai chiudere occhio, Signore. Sono così agitato che le parole mi sfuggono. Ricordo il tempo antico. Ripenso agli anni lontani. Durante la notte mi ricordo ogni volta dei miei canti. E il mio spirito si pone delle domande. Io mi ricorderò questo. Io rievocherò i prodigi del Signore. Ricorderò le opere dell'Eterno. Sì, io ricorderò per sempre le tue meraviglie antiche.